Io circa una settimana fa già feci una comunicazione pubblica dicendo di tenere fuori la macchina amministrativa e le sue società partecipate dalla campagna elettorale. Ovviamente questo appello è caduto nel vuoto, basti guardare le liste dove addirittura il Partito Democratico candida una persona, un quadro, che dirige due aree della società M-Service, se parliamo della Rizzi, candidata addirittura nelle liste del PD, che qualora venisse eletta dovrebbe dire già ai propri elettori che o si licenzia o fa il consigliere comunale. Però in questo caso cosa dice la norma? La norma perché pone questi elementi ovviamente differenti a seconda che sia ineleggibilità o incompatibilità? In questo caso, a mio avviso, si parla di incompatibilità. Per evitare che cosa? Che un dirigente, un funzionario che abbia funzioni direzionali possa esercitare potenzialmente una qualsiasi forma di influenza e poter orientare il voto. Ecco, questo rischio andava tolto anche attraverso l'adozione di un regolamento da parte di Cardellicchio che impedisse di fatto questa pratica, cosa che è avvenuta ed è qualcosa di assolutamente disdicevole. Perché in questo momento, in una città che viene da uno scioglimento per mafia, no? Dell'amministrazione comunale, il tema della legalità è veramente solo un tema legato che riguarda gli altri o a Foggia esiste anche una mafia dei colletti bianchi? Io penso che a Foggia esista anche una mafia dei colletti bianchi, ovvero quelle incrostazioni, quei sistemi di poteri che di fatto in questa città hanno orientato e orientano il consenso attraverso il cosiddetto voto controllato o clientelare. Stessa cosa dicasi in ATAF. In ATAF, con l'amministratore nominato da Cardellicchio, dalla precedente, comunque un amministratore nominato dalla commissione straordinaria, questo signore in piena campagna elettorale sta autorizzando i trasferimenti sulla base di un regio decreto che è assolutamente inattuabile per una società partecipata pubblica come il Comune di Foggia. In pratica viene assunto il figlio del quasi pensionato ATAF, e quindi il quasi pensionato ATAF va a lavorare e diciamo dove va a lavorare, perché altrimenti in questa città la cultura del silenzio, che è una cultura mafiosa, prevale sempre. Va a lavorare in Ferrovie del Gargano, che dovrebbe essere una società privata. Quindi, guarda caso, questa società Ferrovie del Gargano, dove lavora un giovane, è interessata ad assumere il padre vicinissimo alla pensione e ATAF invece è interessata ad assumere il figlio giovanissimo. Capite che in questo modo si elude la norma per le società partecipate pubbliche, come prevede il testo unico delle società partecipate pubbliche, che l'unico modo per essere assunti nelle società partecipate pubbliche non quotate è il concorso.